Ringrazio il professor Franco Di Maria, professore emerito di psicologia dinamica dell'Università degli Studi di Palermo, dove ha rivestito anche il ruolo di direttore del Dipartimento di Psicologia e dove è stato professore ordinario di psicologia dinamica dal 1986 al 2013. Il professore ha insegnato anche nell'Università di Catania, dove è stato direttore dell'Istituto di Psicologia e anche presso la Core di Enna. Professore, come sa, questo momento è stato pensato come un'occasione per costruire una prospettiva più voci, una prospettiva che sia intellettuale ma anche e soprattutto umana su Renzo Carli, attraverso la raccolta delle memorie di chi lo ha incontrato o di chi ha incontrato il suo pensiero. Le chiederei per questo, professore, in pochi minuti di richiamare per noi una parola, un oggetto o un episodio, un momento che la riporta al professor Carli e al senso che quel momento ha avuto per lei. Con grande piacere, Gloria, veramente un grande piacere, perché io ho conosciuto Renzo Carli alla metà degli anni 70, quando lui, vinto il concorso di ordinario, venne ad insegnare a Palermo e lì ci siamo incontrati per la prima volta. Mi colpì subito una cosa del professore Carli, l'interesse che lui aveva per i gruppi, che era esattamente l'interesse che avevo io per i gruppi. Esattamente, voglio dire, da due prospettive naturalmente diverse, però molto complementari. Questo è il primo ricordo. Successivamente, la cosa che mi ha, come dire, sempre affascinato di Renzi, è stato lo sforzo che lui ha compiuto negli anni, per la fondazione di quella che poi io ho definito una psicologia psicologica. C'è una psicologia affrancata da modelli presi a prestito, in particolare dai modelli medici, ma anche il contributo che ha dato alla psicoanalisi, perché la psicoanalisi si aprisse al sociale e tenesse conto della realtà sociale e non dell'inconscio individuale, del mondo interno, eccetera, eccetera. Queste due cose, in un modo o nell'altro, ci hanno unito, perché essendo io un gruppo analista, si figuri se questo tipo di prospettiva non l'ho condivisa fino in fondo. L'altro ricordo importante è quando, negli anni successivi, Renzo mi invitò a fare parte del comitato di redazione della rivista di psicologia clinica. E io ho dei ricordi bellissimi del Circolo del Cedro, quando ci si riuniva come comitato di redazione e dove si parlava molto poco della rivista e degli articoli, ma molto di arte, di musica, di pittura, quindi delle serate veramente belle, straordinarie. Tre sono le cose che volevo ricordare a chi ci ascolta. Intanto i suoi studi su gruppo e istituzione a scuola, che lui ha condotto proprio quando insegnava all'Università di Palermo, e quindi questo gruppo di ricerca importante che lui fondò, insieme a Girolamo Cascio, tra l'altro, e quindi questo interesse che avevo anche io, che allora insegnavo psicologia dell'educazione, quindi in un modo o nell'altro ho imparato da lui un poco di cosette che poi mi sono riuscite utili. L'altra cosa importante, forse la più importante di tutte, è il fatto che Renzo ha sviluppato un'originale teoria della tecnica in psicoterapia, denominata analisi della domanda. L'analisi della domanda è diventata per me, per i miei allievi, nell'ambito del mio lavoro e del lavoro fatto con il mio gruppo di ricerca, come dire, veramente un faro, una guida di grande importanza. Che tra l'altro analisi della domanda poi si riallaccia ad una concezione profondamente psicologica della relazione con l'altro, con l'alterità. Non mi soffermo su questo naturalmente perché credo che tutti conoscano l'analisi della domanda di Renzo. Il secondo punto importantissimo, che per me è stato molto illuminante, è quando lui ha parlato di neoemozioni. Credo che questo contributo abbia dato una seria svolta alla concezione tradizionale che noi abbiamo delle emozioni, così come ce le insegnano i manuali di psicologia generale. In particolare un'emozione di cui vi parlo a lungo, che è il pretendere. E io su quello poi ho condotto una serie di riflessioni che mi hanno aiutato anche ad approfondire, quelli che sono, i miei interessi. Ancora, e qui potrei anche chiudere, il suo interesse per la psicologia della convivenza. Io tantissimi anni fa ho curato un libro intitolato Psicologia della convivenza e Renzo mi ha scritto la prefazione. È uno dei testi più belli che io abbia mai letto,
nel senso che è molto semplice da leggersi e molto acuto da approfondire.